basta, 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 non voglio più vedere quel pesce d'allevamento. Dovete comprare questi pesci. Eccolo qua, il merluzzo o naselle in italiano. Questo è il pesce che dobbiamo comprare, perché è un pesce non allevato. Guardate che bello, già pulito. Adesso che facciamo? Ci facciamo quel pescetto arrosto? Basta questa spigola, sempre spigola, oratoro, beh basta. Allora facciamo così, lo prepariamo, sfilettiamo insieme. Questo pesce è particolare perché è un pesce tondo, non è piatto come la spigola orata, ma è un pesce diverso perché ha una spina diversa. Allora fate così, da sotto, dalla pancia, vi faccio così, lo apro, sempre un bel coltello buono che taglia bene, perché sono più pericolosi i coltelli che non tagliano che quelli che tagliano, eh. Sempre un ringraziamento speciale a Papic che mi dà questa musica fantastica. Allora, vedete qua, vado così, taglio in questa maniera, ecco qua, poi sollevo la spina, vedete come faccio? Semplicemente faccio così, poi da rozzo quello che sono faccio così, stack, e rompo, questa è la spinetta via, poi lo metto qua, ecco qua, c'ho altri due pescettini, merluzzetti sempre piccolini. Allora, che facciamo? Sale, prima cosa il sale, ecco qua, ci sta Mariuccio che si lamenta. Poi prendiamo tutto quello che sono i profumi. Pronto, aspetta. Abbiamo tutti i profumi. Zenzero. Questo è zenzero vero. Vedete quanto è piccolo? Non è. È biologico. Piccolo, piccolo, piccolo. Allora faccio così. Lo pulisco leggermente. Poi cipolla. C'ho questo cipollotto fresco. Bello. Tagliato sottile, sottile, sottile. Così. Poi trito il prezzemolo. Trito tutte e due le cose insieme, così, e le vado a mettere qua dentro, eccole qua. Poi pangrattato, lo zenzero lo metto direttamente sul pesce, bello, fresco, sostituisce il limone, è leggermente un po' più piccante. Strofino in questa maniera, già abbiamo messo il sale, poi giro questa bella panatura di cipollotto, prezzemolo e pangrattato, così, che bello, c'ho una fame, poi il pesce non ingrassa, è leggero, vai, così, abbondante, questo è buonissimo. Poi peperoncino, perché a noi ci piace, ecco qua, e poi metto del sesamo nero tostato. Però potete anche non metterlo, se qualcuno di voi è allergico. Vado, olio, quello buono, Sommariva, grazie Agostino, delicato, abbondante, perché l'olio fa bene, lubrifica. Poi forno, forte, 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 questo pesce ci vuole niente a cuocerlo, all'incirca 15 minuti a 220 gradi. Ma che dite, come starà questo zenzero, questo cipollotto sopra questo pesce? Guardate la cottura. Che bontà. Veramente proprio buono, buono, buono. Quindi, oh, basta sto pesce d'allevamento. Pesce locale, vai col merluzzo.